tutti, eccomi come promesso a registrarvi il video dei prodotti finiti. Come vedete ne ho tantissimi, cercherò di andare veloce, essere abbastanza esaustiva senza essere troppo prolissa. Cominciamo dai solari, visto che è un argomento che ho lasciato in sospeso nel video precedente. Allora, un solare con cui mi sono trovata benissimo sia io che mio marito è questo di Hawaiian Tropic, tra le ultime novità che mi ha inviato l'azienda. Questo si chiama Duo Defense Sun Lotion with Protective Anti-Pollution Layer SPF 30. Questo è un solare che è stato studiato per essere utilizzato anche in città perché ha degli attivi anti-inquinamento, ma va benissimo anche usato al mare. In città è consigliato anche sotto il make-up e devo dire che io non l'ho provato, ma lo credo che sia adatto anche sul viso sotto il make-up, perché è un prodotto leggerissimo. Nonostante sia un prodotto in crema, in tubo appunto, si stende con una facilità incredibile, non lascia film sulla pelle, non lascia unti, non lascia appiccicosi, si assorbe benissimo, lascia pochissimo residuo anche sulle mani una volta che l'avete applicato. È fenomenale, mi ha protetta egregiamente il corpo. L'ho usato solo sul corpo per l'SPF 30, ma esiste anche in SPF 50. Fantastico. Tra l'altro adoro anche il packaging, perché questa plastica è molto molto morbida, per cui sono riuscita a sfruttarlo tutto, perché tra la consistenza del prodotto, che non è troppo denso, e questa plastica facile da spremere, si utilizza veramente tutto il prodotto. Mi è piaciuto da impazzire. Altro prodotto che ho amato molto è questo di Garnier Ambre Solaire Kids Advanced Sensitive Spray Antisabbia 50+, protezione molto alta UVB, UVA e UVA lunghi e infrarossi, ipoallergenico, senza profumo, non unge, resiste all'acqua. Favoloso! L'ho usato su mia figlia, questo è in spray, però nel momento in cui lo spruzzate, dopo averlo agitato, è bianco, quindi vedete dove l'avete applicato, ma su, basta fare così e il prodotto è assorbito dalla pelle. Favoloso, favoloso, non si è lamentata, ci mettevo pochissimo a metterglielo sul corpo, super resistente all'acqua, l'ha protetta perfettamente, non ha avuto nessun danno da sole. È un prodotto che vi consiglio tantissimo, anche la versione da grandi io credo che sia altrettanto ottima. Se l'avessi trovata al mare, per me, una volta finito questo, l'avrei comprata di sicuro, di sicuro. Un altro prodotto ottimo è sempre di Hawaiian Tropic, questo è il Sensitive Skin Face per pelli sensibili SPF 50. Questo era il prodotto viso che mi era stato inviato l'anno scorso, che ho utilizzato al mare l'anno scorso e ho finito di utilizzare in città sotto il make up. Questo è perfetto perché è leggerissimo, non si avverte, ha un'ottima protezione, è studiato per la pelle sensibile come la mia. Ottimo, ottimo, non ho niente da dire, ve lo straconsiglio se lo trovate ancora. Con i solari penso di aver finito, passiamo al corpo. Allora, doccia shampoo agrumi di Ecos con estratto e olio essenziale di limone biologico Eco Bio. Questi sono prodotti che si trovano da Tigotà, sono certificati ICEA, assolutamente cruelty free. Questo appunto è un doccia shampoo senza creme, senza lode direi. Per quanto riguarda lo shampoo, lava ma non idrata e non nutre particolarmente, lascia i capelli un pochino stopposi, necessitano di essere ben idratati e nutriti dopo. L'ha usato mio marito soprattutto. Non ha fatto impazzire neanche lui. Di Ecos secondo me ci sono prodotti assolutamente migliori, alcuni dei quali tra i miei preferiti, non questo, non è male, ma non lo ricomprerei. Poi un prodotto per la doccia che ho amato moltissimo, Neutro Roberts pelli delicate, olio doccia con olio di cocco, setificante illuminante, pelle morbida e sana, deterge senza ungere, quindi questo è un olio lavante
Fenomenale, adattissimo per tutti coloro che non hanno voglia di spalmare crema corpo o prodotti troppo unti o troppo laboriosi in estate che fa caldo. Questo è un prodotto che idrata a sufficienza, specialmente quando si fanno docce molto di frequente come capita in estate. Un profumo al cocco molto molto delicato. Assolutamente non dolciastro, non penetrante. Ci sono altre profumazioni che vorrei provare. Non sto comprando niente per lavarmi ora perché ho una scorta infinita, però è un prodotto che vi consiglio assolutamente. Due saponi mani. Questo di Neutromed è un miele elixir, profumo di gardenia bianca con estratto di miele. È un sapone liquido che mi è piaciuto tantissimo, sia per la delicatezza sulle mani. Per il fatto che non le secca, profumazione molto gradevole, assolutamente un buon prodotto che potrei comprare in offerta. Questo è un prodotto di Saponello, ogni tanto mi ricordo di mettervi qualcosa che utilizzo per mia figlia, soprattutto il Saponello, ma perché li uso anch'io, sia il bagnoschiuma, bagno shampoo, diciamo, che i saponi per le mani. Questo ha la profumazione che io gradisco di più, che è quella allo zucchero filato, è di Paglieri. Questi prodotti non costano pochissimo per la grande distribuzione, ma hanno un profumo, ma un profumo che è qualcosa di fenomenale, fenomenale. Sono prodotti favolosi, mia figlia li ama alla follia. Poi, sempre per il corpo, ho terminato due sample di bagno doccia. Uno è questo, velluto vaniglia, bagno schiuma, bath foam di Taffy, di Dottor Taffy. Io avevo il kit con questo sample e il profumo da 30 ml che vi devo dire è favoloso. Sa di vaniglia vellutata, è una vaniglia delicatissima, leggera, profuma di bacca di vaniglia, non è dolciastro, non è invadente, è morbidissimo sulla pelle. Questo piccolo sample da 50 ml mi è durato tantissimo perché è iperconcentrato, ottimo, ottimo, ottimo. Come ottimo quest'altro di Mades Cosmetics. Questo è Atlantic Figs Bath and Shower Gel all'estratto di fico. 100 ml, anche questo è durato tantissimo, anche questo è iperconcentrato, sto sgocciolando l'impossibile. E questo ha una profumazione di fico. È una profumazione di fico che può piacere anche agli uomini, perché non è un fico dolce, troppo lavorato. È proprio il profumo della pianta del fico, quando passate vicino, è fenomenale. Sono buonissimi questi bagnoschiuma, sia per la profumazione che per la delicatezza sulla pelle, se ve lo dico io con la pelle sensibile, credetemi. Poi, per quanto riguarda i capelli, ho terminato questo shampoo di Garnier Ultra Dolce alle 5 piante, tè verde, limone, eucalipto, ortica e verbena, capelli splendenti di salute, infusione di vitalità per capelli normali, senza parabeni e senza siliconi con estratti naturali. Questo è uno dei miei shampoo preferiti per quando voglio fare lavaggi più, diciamo, più profondi, sia al capello che al cuoio capelluto. Io uso normalmente dei prodotti più idratanti e più nutrienti perché ho una tipologia di capello secco senza particolari problematiche alla cute, non ho il capello grasso, non ho la cute sensibile. Ogni tanto intervallo con uno shampoo di questo tipo per dare più freschezza e più pulizia. Questo mi piace tantissimo. D'estate preferisco quello all'acqua di cocco, non al latte di cocco, all'acqua di cocco, ma questo l'ho comprato almeno 2 o 3 volte e lo ricomprerei assolutamente, mi piace molto. Altro shampoo che ho terminato è questo Gliss Hair Repair di Testa Nera con Cheratina Liquida Supreme Repair Shampoo. Con tre oli liquidi, ripara danni estremi, resistenza e brillantezza, capelli secchi e danneggiati. Mi è piaciuto moltissimo, così come la maschera che ancora in utilizzo. L'ho usato al mare, diciamo, alternandolo a quello all'acqua di cocco.
E mi è piaciuto molto, mi piace tantissimo questo shampoo. Per essere un shampoo della grande distribuzione ha un ottimo effetto sui miei capelli, li trovo belli forti, comunque nutriti, ma comunque leggeri, non appesantisce assolutamente neanche la maschera, li lava bene, dura comunque tanto il capello pulito dopo l'utilizzo di questo shampoo, almeno sul mio tipo di capello che è secco e danneggiato, truccato, tinto, eccetera. Mi sono trovata bene, assolutamente potrei ricomprarlo. Poi ho terminato l'acqua termale di Repole, acqua sulfurea termale, Repole imbottigliata a Fremond. Non ve ne parlo più perché vi sanguineranno le orecchie, è la mia acqua termale preferita in assoluto, perché oltre al potere rinfrescante, idratante che hanno tutte le acque termali più o meno, questa ha un favoloso potere lenitivo. Io d'estate l'acqua termale questa la uso tantissimo, sia dopo la depilazione, dopo la doccia per calmare i pruriti di cui a volte soffro in questo periodo dell'anno. In spiaggia la adoro, ma la uso anche d'inverno sul viso, appunto per lenire lo sole da freddo, ad esempio al posto del tonico, a fine skin care, appunto dopo la depilazione. Io la uso sempre e questa ve la consiglio e continuerò a consigliarvela. Ve la consiglio da anni e continuerò a consigliarvela per anni. Poi ho finito uno dei miei deodoranti preferiti della grande distribuzione, questo è il Neutro Roberts Fresco 0% salda alluminio con antibatterico naturale, mi piace tantissimo, super efficace con un delicatissimo profumo di pulito, quando lo trovo in offerta ne faccio sempre la scorta. Poi ho finito, sempre per quanto riguarda il corpo, questo scrub di Kiko della collezione Green Me, la collezione diciamo più naturale di Kiko. Ve l'avevo messo nei prodotti Me in un video sui flop dei prodotti Me. Questo è uno scrub che in origine è marrone, molto scuro. Alga Soul, se non mi sbaglio, in realtà non è uno scrub, ma è un gommage, quindi è più ha un potere esfoliante abbastanza delicato. È una crema piuttosto densa. Non mi è piaciuto particolarmente perché ha un profumo piuttosto invadente, perché sporca tantissimo il piatto doccia. Ha un po' l'effetto a livello di sporco sul piatto doccia che fanno gli scrub al caffè. Non mi rilassa pensare di dover pulire tutta la doccia dopo aver fatto la doccia, quindi non l'ho amato particolarmente. Un'esfoliazione media, niente di che. Era un'edizione limitata, ma anche se lo trovassi in offerta non lo comprerei. Credo di aver terminato per il corpo, eventualmente se trovo altro, come sempre ci torniamo. Unghie. Ho terminato questo solvente di P2, Soft Nail Polish Remover, mi è piaciuto tantissimo per efficacia, toglie lo smalto molto velocemente, non lo sparge su tutte le dita, ha questa particolare chiusura per cui appoggiate qui il dischetto, schiacciate, esce il prodotto che serve per appunto rimuovere lo smalto dalle unghie. Due difetti, uno che dovete premere molto delicatamente perché altrimenti schizza solvente ovunque, e questo me l'avete segnalato anche quando vi ho mostrato che l'avevo acquistato, quindi bisogna stare attenti. Due, non riuscite a portarlo in giro perché questa protezione non chiude bene. Io l'ho portato al mare per finirlo, ma l'ho chiuso con dello scotch perché non mi fidavo, però il prodotto in sé è assolutamente buono. Altro prodotto unghie, questo è un meraviglioso top coat di L'Oréal della linea degli smalti in olio, mi è piaciuto tantissimo, ha un bellissimo effetto che riveste bene l'unghia, la protegge anche sui bordi, non me la fa consumare, non mi fa consumare il colore dello smalto sui bordi anche quando l'unghia è lunga. Altra cosa che mi è piaciuta molto è che sono riuscita ad utilizzarlo praticamente tutto, perché alla fine proprio lo piegavo, ma praticamente non ce n'è più, ha cominciato a fare i fili all'ultima applicazione, ma è veramente terminato. Quindi è uno dei pochi top coat che sono riuscita a utilizzare fino alla fine senza che si addensasse. Un bel effetto lucido sulle unghie, non ha effetto gel, ma ha comunque una buona consistenza, non è troppo liquido, quindi dà un certo spessore all'unghia. Mantiene le unghie lucide
per tutto il corso dell'indosso dello smalto finché non lo cambiate. A me è piaciuto tantissimo e sicuramente lo ricomprerò. Una mia fisima, ma questa è una mia roba personale, vorrei tutte le boccette trasparenti, perché io sono rimasta a piedi al mare con questo, ma perché non so quante ce n'è ancora. Le farei tutte trasparenti, giusto per vedere quanto prodotto mi resta da utilizzare. Altro prodotto unghie, scusate se ve ne mostro tanti, ma io, voi mi fate spesso i complimenti sulla mia manicure, ma io ritengo che a fare una bella manicure servono tante cose, non solo il giusto smalto, il giusto top coat, ma la giusta base, i giusti strumenti utilizzati, i prodotti che vi possono venire in aiuto. Serve tutto a fare una bella manicure. Un prodotto che adoro sono queste goccine che avete visto tante volte, il Nail Polish Dry Drops di Kiko. Queste sono le goccine che permettono allo smalto di asciugarsi più velocemente, le trovo efficacissime. Quello che mi piace di più è che ho riscontrato, soprattutto in paragone con altri prodotti, è che non sono unte e non vanno minimamente a modificare il finish del top coat che applicate, non opacizzano, lo rendono ruvido, non so come dire. Altri prodotti spray, tipo lo spray di Essence, aiutano sia ad asciugare, ma trovo che rendano l'unghia meno lucida e un po' più ruvida. Infatti ho lo spray di Essence, ma lo utilizzo solo sui piedi perché sono lontana dai piedi e cieca, per cui per finirlo lo uso lì, tanto non lo vedo bene. E invece sulle unghie preferisco di gran lunga questo. Sto utilizzando ora un prodotto similare di P2, che è sempre in consistenza in goccine, anche se si spruzza, ma non è uno spray, ma preferisco comunque questo perché non varia minimamente il finish, la brillantezza del top coat che utilizzate. Quindi ricomprerò questo e vi consiglio questo se cercate un prodotto del genere. Altri prodotti unghie che cestino sono due confezioni di queste che contengono dei dischetti monouso per andare a togliere lo smalto. Assolutamente, come concetto sono prodotti fenomenali per viaggiare. Infatti li avevo portati al mare entrambi, perché li ho aperti tutti e due, non mi ricordavo quale fosse più o meno secco, quindi ho portato questi, ma poi ho portato anche il leva smalto per sicurezza. Allora, questi di Astra sicuramente li avevo utilizzati in passato, ma non ricordo nulla, e quando sono arrivata ad aprirli al mare erano completamente secchi, quindi li butto. Questi di Kiko invece non mi sono piaciuti per niente, li ho trovati molto 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 unti e assolutamente non efficaci, non mi toglievano una cippa lippa di nulla. Quindi buttiamo via anche loro. E questi non erano secchi, su di me proprio non funzionano per niente. Poi, ultimo prodotto unghie, questa penna correttiva di P2, la Color Correcting. Queste penne servono per andare a correggere, diciamo, lo smalto se andate a sbavare sui bordi, sulle cuticole intorno all'unghia. Io uso sempre, sempre, sempre questo tipo di penne quando faccio la manicure, perché io amo l'unghia completamente ricoperta dallo smalto. Quindi può capitare che io esca dai bordi. È vero che si potrebbe usare un cotton fioc imbevuto nell'acetone, senza dubbio, ma il fatto che sia questo prodotto sia fatto a penna rende il lavoro molto molto più preciso. Ho utilizzato nella mia vita più che altro quelle di Kiko e di Essence, e l'ultima volta appunto ho preso queste di P2 perché mi trovavo l'OVS, ho preso queste. Su tutte vince Essence. Come efficacia di solvente vince Kiko, ma sia la penna di Kiko che questa di P2 si rovina di più, si rovinano di più le punte, qui dietro ce ne sono sempre tre da cambiare quando finite questa, ma si aprono, si ammorbidiscono, si imbevono più velocemente di prodotto, mentre quelle di Essence durano una vita e mezzo. Costano poco, quindi comprerò. Allora, potrei comprarle di tutte e tre le marche a seconda di dove mi trovo, però diciamo che prediligo quelle di Essence. Poi andiamo su queste cose velocemente: dischetti di cotone, due di Arcalia Panorama, mi piacciono tantissimo, non si sfaldano, sono morbidi ed efficaci. Uno di Fresh and Clean, li amo meno perché tendono a sfaldarsi. Poi ho terminato queste meravigliose salviette, le Baby 2000 alla camomilla,
Sono, mi pare, quante salviette? Tantissime, 72, qualcosa del 72 salviette inibite. Favolose per togliere gli swatch, per correggere il trucco mentre vi truccate, per pulirvi le mani. Mi piacciono tantissimo, sono rinfrescanti, belle imbevute, non si seccano, un buon profumo, morbide, delicate. Mi piacciono tantissimo. Poi, ho finito queste mascherine di Shaka Eyes Mask, contorno occhi, tre applicazioni, dovrebbero essere anti-age. Sono dei patch appunto per il contorno occhi, non sono imbevute, sono effetto adesivo. Preferisco quelle imbevute, ma effetto adesivo ne ho provate altre che mi sono comunque piaciute. Queste hanno un effetto leggermente decongestionante, ma niente di che, costano poco, ma sì, mi sono piaciute, nel senso che io in un'altra confezione la userò, ma non mi hanno fatta impazzire. Poi ho terminato un campioncino di SkinX Hydra Protector di Nades Cosmetics. Questo è un siero contorno occhi anti-aging and filming eye serum. Io mi sono abituata tantissimo ad utilizzare il siero per il contorno occhi e mi fa impazzire, mi piace veramente tanto il fatto di utilizzare proprio un siero prima della crema contorno occhi, così come si fa per il viso, come vi ho anche detto nell'ultimo video che ho fatto sulla mia skincare routine. Questo mi è piaciuto molto, è un anti-aging, ho trovato il contorno occhi bello disteso, nutrito, mi è piaciuto tanto. Ho altri campioni da provare, questo mi è durato tantissimo, è molto concentrato, ne basta poco, molto molto buono. Per restare sul contorno occhi, un prodotto che non vi ho mai messo, credo, nei prodotti preferiti, sbagliando, nel senso che è un prodotto che ho amato moltissimo, è questo prodotto di Fremond, di Terme di Repole. Pro Bio Age Eye, gocce concentrato notte, contorno occhi anti-età con laminaria e palmaria. Questo è un prodotto biologico termale, senza parabeni, senza PEG e senza nickel. Fantastico. Questo non è un prodotto che vi sconvolge ai primi utilizzi. Cioè io lo usavo come avevo usato un siero contorno occhi prima della mia crema contorno occhi. All'inizio notavo che si aiutava a darmi una maggiore idratazione, ma non notavo nulla di che. Ho notato gli effetti sulla lunga durata. Questo è davvero un prodotto che avevo usato con costanza, lo usavo tutte le sere e io ho visto cambiare visibilmente il mio contorno occhi, ve l'ho già detto altre volte, decisamente più disteso, decisamente più nutrito, decisamente molto 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 meno secco. Ho molta meno difficoltà ad applicare correttori, make-up, il contorno occhi mi rimane morbido, costantemente, mi ha aiutato tantissimo questo prodotto. Ora continuerò ad utilizzare gli altri campioni che ho di SkinX, ma potrei anche tornare a questo perché mi è piaciuto tantissimo. Vi ricordo che Fremond la trovate nelle erboristerie e bioprofumerie che rivendono il marchio o anche da Tigotà, anche sul sito di Tigotà. Questo prodotto ve lo consiglio assolutamente. Restando sul contorno occhi, ho terminato anche il contorno occhi di Wellmax, questo della linea Hyaluron Anti-Age. Questo è un contorno occhi all'acido ialuronico, bellissimo il pack, dovrebbero essere tutti così secondo me i pack dei contorno occhi. Questo, nonostante sia in forma di gel, è un contorno occhi profondamente idratante. Considerate che io l'ho utilizzato tutto l'inverno e buona parte della primavera, sia di giorno che di sera, e ho avuto il contorno occhi super super idratato. Non è un prodotto nutriente, ma veramente molto idratante. Wellmax la trovate nelle profumerie La Gardenia e Dalmoni. Ha un buon rapporto qualità-prezzo perché si tratta in questo caso di 20 ml di prodotto per 25 euro più o meno di prezzo. Mi è durato mesi, mesi e mesi utilizzandolo sia mattina che sera. È un prodotto leggero che può utilizzare anche chi non ama particolarmente prodotti troppo consistenti o troppo burrosi, ma che dà soddisfazione anche a chi ricerca quel tipo di prodotti perché comunque si spalma e si massaggia molto bene. Mi è piaciuto tantissimo. Poi, restando sulla skincare, ho terminato questi due prodotti che ho utilizzato in combo, il siero di Phytorelax della linea Multivitamin A più C più E, siero viso illuminante idratante con acido ialuronico, ve ne ho parlato tante volte, questo siero combina
I benefici della vitamina C, quindi è un serum schiarente, antimacchia, non nel senso che vi toglie quelle che avete. Però uniforma facilmente il colorito, lo rende molto luminoso, è un siero piuttosto fluido, sembra quasi una crema leggera, ma è molto facile da assorbire, un buonissimo prodotto, così come un buonissimo prodotto questa crema di Diego Dalla Palma, Vitamina C Radiance Cream, sono 50 ml. Anche questo è un prodotto estremamente idratante, estremamente nutriente, che ho utilizzato di giorno. Ha un buon profumo fresco, nonostante sia un prodotto fresco, è facile da assorbire, è veramente molto molto nutriente. Tant'è che quando ho iniziato a fare un po' caldo in primavera facevo quasi un po' fatica a sopportarlo io con la mia pelle mista. Quindi questo è un prodotto che io utilizzerei e utilizzerò probabilmente di nuovo volentieri nella stagione più fredda. Anche questo prodotto aiuta ad avere una pelle radiosa e luminosa. È un prodotto meraviglioso perché come me comincia a essere un po' avanti con gli anni e oltre alle rughe, più che le rughe, è il grigiore della pelle spenta che io non, no, che non mi piace vedere sul viso. Questo tipo di prodotti aiutano molto a avere un aspetto più radioso, più fresco e più giovane sul viso. Poi, vabbè, che ve lo dico a fare? Garnier Fresh struccante occhi delicato, pelli normali o mista, l'estratto d'uva purificante, uno dei miei struccanti occhi preferiti, non è un bifasico, ma funziona efficace tanto quanto un bifasico, costa meno della metà di qualsiasi prodotto bifasico della grande distribuzione e ha questo effetto freschissimo sugli occhi che a fine giornata è un toccasana, efficacissimo anche per chi come me trucca molto gli occhi. Altro prodotto della stessa linea, questo è un tonico Garnier Skin Active, tonico rivitalizzante fresh, uva 96%, ingredienti di origine naturale, pelli normali o miste, senza parabeni, senza silicone, senza coloranti sintetici. Questo è un tonico perfetto per il giorno, per chi come me ha una pelle mista, soprattutto in questo periodo, molto fresco, molto tonificante, aiuta a mantenere la pelle, bella, asciutta, vitale. E a non ungerla. Poi, per restare sul contorno occhio, ho terminato un campione di questo prodotto di Lancôme, il Visionnaire Eye On Correction Baume Eye Multi Corrector. Allora, questo è un prodotto fantastico. Purtroppo, dico purtroppo perché costa un accidente, mi è piaciuto tantissimo. Questo piccolo campione da 3 ml mi è durato 10 giorni, utilizzandolo solo la sera. Questo è veramente un balsamo che può amare chi come me ama i balsami burrosi da massaggiare, da sentire sulla pelle. Questo, oltre che essere molto idratante, è davvero molto nutriente, molto distensivo, veramente ha un effetto anti-age vero sul contorno occhi. Ne ho altre confezioni, continuerò ad utilizzarlo molto molto volentieri. Poi ho terminato questa maschera di BOJ, cosmesi naturale, fresca come una rosa, maschera rinfrescante. 20 ml di prodotto acquistati da OVS, questa tra tutte quelle che ho provato è quella che ho preferito. Non è una maschera, come vi ho detto in altri video, che vi fa urlare al miracolo, ma è una maschera che fa quello che dice di fare, cioè è una maschera rinfrescante. Se come me non tollerate il caldo, se come me vi svegliate col viso più stanco di quando andate a letto, in questa stagione soprattutto, questa maschera, soprattutto usata al mattino, vi regala un effetto di pelle riposata e fresca. Non ha un effetto gelo sulla pelle, ma un effetto fresco nel momento in cui l'avete applicata e la tenete applicata. Quando sciacquate il viso, vi rimane questa pelle riposata, luminosa. Veramente è un prodotto che mi è piaciuto tantissimo e che ricomprerò. Ho terminato il mio must have che devo assolutamente andare a ricomprare, il Beauty Farm Your Portable Spa 2 in 1 Cleansing Cream and Moisturizing Mask di Neve Cosmetics. Questo è un prodotto dall'ottimo Inci, tantissimo prodotto, sono tanti ml, non vedo quanti.
180 ml, funge sia da detergente viso, ma io lo uso come maschera idratante, soprattutto per miscelarci all'interno i miei vari booster, ve l'ho spiegato tante volte. Mi piace da impazzire e lo ricomprerò. Uno dei booster che andavo a miscelare qui dentro è questo meraviglioso prodotto di Clarin, il Detox Booster appunto, che è questo prodotto che non è un siero ma va miscelato alla maschera o al siero o alla crema in utilizzo per andare ad aggiungere, dare appunto un boost di, della funzionalità specifica di quel prodotto, in questo caso detossinante. Io facevo dei cicli da una settimana, da 15 giorni o anche al bisogno in una maschera se avevo dormito poco, mangiato male, mi ero data allo stravizio per qualche motivo. Io ho la pelle veramente rigenerata. Se mi seguite lo sapete, questo è il secondo booster detox che ho utilizzato. Vorrei comprarlo subito, non so se lo farò subito, ma è un prodotto che amo moltissimo. Altro prodotto di neve che ho amato più del previsto è la nebbia fissante setting spray. Mi è piaciuto tantissimo, tantissimo, tantissimo. Idrata, rinfresca la pelle e rinvigorisce il trucco, toglie la polverosità appena il trucco è stato fatto, perché come me si trucca tanto e utilizza anche cipre eccetera eccetera, toglie l'effetto polveroso, pesante e fa durare il trucco benissimo. L'unico difetto che ha è l'erogatore, solo però quando arriva alla fine dell'utilizzo. Io ne ho ancora un pochino qui ma non lo uso, ma ne ho poche gocce, perché quando c'è poco prodotto tende a concentrare troppo la nebulizzazione, a bagnare il viso. Fino qui diciamo l'erogazione è perfetta, una nuvola che non vi lascia gocce, non vi fa colare neanche il mascara, per dire, ottimo prodotto che vi comprerò. Mi rimane qualcosa di make up, facciamo veloce. Allora, innanzitutto ho terminato il mio solito instant anti-age in colorazione light, che non ho ancora ricomprato perché mi trovo bene molto con i correttori che sto usando anche sul viso. Lo sapete, questo lo uso per tutto, anche per correggere nel corso della giornata. Amo questo prodotto con più della metà della popolazione su YouTube. Ho terminato The Essence I Love Color, questo eyeshadow base, primer occhi, e mi sono trovata molto molto bene. Trovo che funzioni bene, faccio aderire bene l'ombretto alla papera, lo faccio durare tutto il giorno, non va nelle pieghe, non risalta particolarmente i colori, ma per il resto funziona benissimo. Ho terminato questo mascara di Dior, questo è il Dior Show Plump and Volume, quello che si schiaccia qui per andare a regolare la giusta quantità di prodotto poi da mettere sulle ciglia. Mi è piaciuto molto, soprattutto dopo le prime due settimane, diciamo, e una volta che ho capito come calibrare bene il prodotto da schiacciare, se no potrebbe un pochino uscire troppo prodotto e appiccicare un po' le ciglia. Capito questo, dopo due settimane mi sono trovata molto bene, l'ho portato a termine molto volentieri. Devo dire però che quest'anno ho trovato dei mascara a basso costo che mi hanno dato risultati simili, se non uguali, se non migliori, quindi non andrei ora a ricomprare un mascara da 30 euro proprio perché mi sono trovata bene con prodotti a basso costo. Ho infine terminato il fondotinta in polvere che ho utilizzato tutta l'estate scorsa, me ne mancava proprio nulla, l'ho completamente terminato per i ritocchi. Questo è un fondo di Youngblood, colorazione Twiny, Pressed Mineral Foundation, ottimo. Questo è un fondotinta minerale, Youngblood fa tutti i trucchi minerali, anche qui trovate Youngblood da Gardenia e Limoni. Meraviglioso, setosissimo, abbastanza coprente sulla pelle, non fa spessore, si può riapplicare nel corso della giornata, non opacizza tanto quanto quello di Kiko che sto utilizzando quest'anno, non ha SPF, quindi nonostante forse sia questo, anzi senza forse, è sicuramente un prodotto di più alta qualità, alla fine tra i pro e i contro mi trovo meglio con quello di Kiko, ma è comunque un prodotto ottimo. Ho terminato anche stavolta i miei prodotti finiti, vi mando un bacio e alla prossima, se vi va, ciao!